tornata tra di voi con un nuovo video e oggi sono qui, come leggete appunto dal titolo, per parlarvi della preparazione della pelle al sole, ma non solo, ovviamente vi darò anche qualche consiglio sull'esposizione. Infatti la chiacchierata che voglio farmi oggi con voi si dividerà in tre fasi. La prima fase è quindi su come preparare la pelle al sole, la seconda fase è proprio sull'esposizione al sole e la terza fase sulla post-esposizione al sole. Cominciamo subito e parliamo quindi della prima fase, la pre-esposizione al sole, quindi come preparare la pelle. Allora, io cosa faccio? Ovviamente io vi do dei consigli, vi spiego io come mi comporto in questa situazione e poi ovviamente voi deciderete se vi piacciono le mie abitudini e quindi se vi va di provare. Allora, quello che faccio prima di tutto è esfoliare la pelle, quindi eliminare tutte le cellule morte che si sono accumulate durante l'inverno, per rendere la pelle uniforme e pronta ad accogliere appunto l'abbronzatura in modo uniforme. Eliminando quindi le cellule morte, noi permetteremo così all'abbronzatura di penetrare più a fondo e quindi di durare sicuramente di più e mantenere un colorito tutto uniforme. Poi la seconda cosa importantissima è l'idratazione. L'idratazione non solo intesa come idratazione esterna, quindi l'applicazione di una crema, ma soprattutto un'idratazione interna. Quindi cominciamo a bere di più, a bere tanta acqua soprattutto, più che altri liquidi. Preferiamo l'acqua, cerchiamo di berne almeno 2 litri al giorno. E in questi periodi in cui comincia a fare davvero caldo è anche piacevole bere di più rispetto all'inverno, quindi beviamo tanto, idratiamo dall'interno e idratiamo anche dall'esterno, quindi abbiamo un po' di costanza in più rispetto all'inverno ad applicare la crema idratante. Io consiglierei almeno 2-3 volte al giorno. La pelle è più idratata, più si abbronza e l'abbronzatura permane più a lungo, perché evitiamo la secchezza che tende a far disquamare la pelle e quindi a far andare via l'abbronzatura più facilmente. Un'altra cosa importantissima è l'alimentazione, da non sottovalutare. In questi periodi pre-estate cerchiamo di favorire tutti gli alimenti di color arancio, perché contengono la melanina, che ci permette di abbronzarci molto più velocemente, quindi integrando questi tipi di alimenti sicuramente beneficerà anche il nostro colorito. Io ad esempio d'estate favorisco tantissimo fare uno spuntino con 2 o 3 carote il pomeriggio, magari prima di andare in palestra. Sono fresche, sono abbastanza dissetanti, sono anche molto idratanti perché sono ricche di acqua e aiutano tantissimo l'abbronzatura. Quindi questo è un piccolo consiglio che vi do per aiutarvi ad abbronzarvi di più. E insomma, per quanto riguarda la fase pre-sole, io direi che questo è tutto, basta questo. Quindi è importantissimo l'esfoliazione, l'idratazione interna e esterna e un'alimentazione corretta. Per quanto invece riguarda la seconda fase, quindi quella proprio dell'esposizione al sole, c'è da dire una cosa importantissima. In primis, il sole piace a tutte, l'abbronzatura soprattutto piace a tutte, il sole ha tantissimi benefici, davvero tanti, rinforza le ossa, asciuga l'organismo, ci permette di avere un colorito che ci fa sembrare più toniche, più snelle, più in salute, però non dimentichiamo che il sole ha anche tanti lati negativi e può fare davvero davvero male alla pelle, quindi è importantissimo utilizzare le adeguate protezioni e soprattutto non esporsi negli orari in cui il sole è troppo forte, quindi dalle 2 circa alle 4 del pomeriggio. Quello è l'orario proprio di punta in cui io davvero vi sconsiglio l'esposizione al sole.
Durante il resto della giornata invece potete tranquillamente godervelo, a patto che utilizziate la giusta protezione adeguata al vostro fototipo. Basta andare su internet e cercare fototipo, ci sono davvero tantissimi test, io se ne trovo qualcuno ve lo lascio nell'info box sotto, e per vedere, per capire qual è il vostro fototipo che si identifica tramite il colore della pelle, dei capelli, degli occhi, eccetera, e quindi poter scegliere il fattore di protezione più adeguato a voi. Quindi mi raccomando, la crema abbronzante non la dovete mai dimenticare a casa, dovete sempre, sempre applicarla, anche perché il sole come lato estetico davvero negativo accelera anche il processo di invecchiamento e quindi la comparsa delle rughe, quindi mi raccomando, quelle che potete fare adesso non lo potrete fare dopo. Quindi crema abbronzante che va applicata di solito circa una mezz'ora prima dell'esposizione al sole. E poi dipende dal tipo di crema che utilizzate, ci sono quelle waterproof quindi che resistono anche all'acqua, altrimenti circa ogni, dopo il bagno va riapplicata, ma mediamente dopo ogni 2-3 ore sempre di esposizione dovrebbe andare rimessa la crema. E vabbè, cercate di alternare ovviamente sole a un pochino d'ombra, non state troppo al sole, e bevete anche al sole, bevete tantissimo. E questa è la fase di esposizione al sole. Per quanto riguarda invece la post esposizione al sole, la cosa importante è, voglio sfatare un mito, nel senso che molte persone sono convinte che fare la doccia, quindi l'acqua, porti via l'abbronzatura. Questo non è vero, quello che porta via l'abbronzatura sono i saponi troppo aggressivi, quindi fate pure tutte le docce che volete, ma utilizzate dei saponi con pH neutro, magari preferite i saponi che vengono utilizzati per i bambini, ecco, che sono molto delicati, oppure andate in erboristeria e vi fate consigliare un docciaschiuma molto molto delicato, e questo sicuramente vi aiuterà a non lavare via l'abbronzatura e soprattutto non seccare la pelle. E poi il doposole. Non dimenticate di applicare il doposole perché la pelle dopo l'esposizione al sole è molto disidratata, quindi ha bisogno di un'idratazione profonda. Idratiamola tantissimo, quindi applichiamo un abbondante strato di doposole. Se non avete il doposole va benissimo anche un burro o un olio. Io personalmente mi trovo benissimo con il burro dei provenzali e utilizzo quasi sempre quello tutti gli anni come doposole, anche perché il burro di karité è anche lenitivo, quindi aiuta ad attenuare i rossori dovuti al sole. E cosa dirvi più? Sì, vabbè, il doposole, dopo averlo applicato dopo la doccia, io vi consiglio nei periodi in cui proprio nei giorni in cui andate al mare di applicarlo sempre ogni 2-3 ore, in modo che la pelle si riequilibri in modo naturale. E nulla, questi sono tutti i miei consigli, o almeno quello che faccio io durante l'estate, perché me l'avevate chiesto tante volte. Se avete qualche altra domanda da farmi, fatemela pure, io vi risponderò nei messaggi. E spero che vi sia stato utile, ci vediamo al prossimo video in cui magari vi darò dei consigli anche su come proteggere e come curare i capelli al sole. Un bacio e al prossimo video, ciao!